Bentornati sul mio canale, benvenuti in uno dei miei video e benvenuti nella nostra casetta a Valencia. Casina, casettina proprio. Qualche premessa prima di entrare e mostrarvi quello che ci è capitato. Quali criteri abbiamo utilizzato per scegliere l'appartamento in cui avremmo soggiornato qualche giorno a Valencia? Quando io e Diego partiamo e siamo in viaggio, il tempo che passiamo in appartamento, il tempo che passiamo in camera è veramente poco. Siamo tutto il giorno in giro, noi lo utilizziamo veramente come un punto d'appoggio per dormire, come un punto d'appoggio per arrivare, farci una doccia, cambiarci, uscire, quindi abbiamo valutato soprattutto posizione e pulizia. Ci siamo studiati le recensioni di tantissimi appartamenti. Aspetta, che sta passando la signora. Zona tranquillissima, siamo vicini al centro, giusto? Il mercato centrale è vicinissimo a piedi, zona comodissima. Da quello che abbiamo già potuto vedere ieri, la zona è perfetta, tranquilla, perfetta. Stanotte abbiamo dormito, non si è sentita caciara, non si è sentito niente. Vabbè, ma passiamo all'appartamento. Ho detto appunto che i requisiti sono stati questi. Ovviamente abbiamo guardato le foto accuratamente prima di sceglierlo e eravamo consapevoli che sarebbe stato molto piccolino. Stiamo parlando di un appartamento di 20 metri quadri, organizzato in 20 metri quadri, quindi con cucina, ingresso, camera da letto e bagno in 20 metri quadri. Quindi immaginatevi quanti sono 20 metri quadri e immaginatevi una casa con tutti questi spazi in 20 metri quadri. 20 metri quadri, no, non so io lingua. Alle mie spalle qui c'è il portone, ok? E voi direte: bene, è un bel portone. Il problema è che non è tutto nostro questo portone, perché vi ricordo, stiamo parlando di un appartamento di 20 metri quadri. Da dire che non è stato proprio un epic fail, diciamo, vi anticipo solo questo, diciamo che dalle foto sembrava più nuovo, ok? Sembrava un po' più nuovo, però per il resto poi è rimasto fedele comunque alla descrizione. Allora, apriamo metà portone, perché sì, noi abbiamo solo metà del portone, perché da quest'altra metà c'è un altro appartamento. Aspetta, non spoilerare, ti faccio vedere proprio metà portone. Ti sei mai chiesti com'è un portone diviso a metà? La risposta è questa. Io non l'avevo mai visto. Comunque, c'è da dire che è una genialata, perché l'altro appartamento ha l'altra metà del portone. Ma questi si possono aprire per fare un po' più di luce, eventualmente, tipo, per far entrare un po' più di luce, ma vi anticipo che di luce naturale in questo appartamento non c'è niente, cioè non c'è una finestra che affaccia fuori, non c'è un balconcino che affaccia fuori, ma noi di questo eravamo consapevoli. Allora, passiamo all'ingressino, molto carino. Allora, io devo dire che questo appartamento in realtà è curato nei dettagli, perché la signora ha cercato di. Cioè, noi pensiamo che questo fosse un appartamento unico che lei poi ha diviso a metà e ci ha ricavato due mini appartamenti che ha affittato perché sono entrambi suoi, quindi lì c'è un altro ospite. Però, cioè, l'ha studiato veramente nei minimi dettagli, ma soprattutto ci ha messo effettivamente della cura anche nella scelta dell'oggettistica, che a me tra l'altro piace perché è uno stile che a me piace. Quindi vediamo l'ingressino con la lampada, c'è un sistema di illuminazione che è spaventoso proprio perché l'appartamento non ha luce esterna, quindi non ha luce naturale. Quindi tutti oggettini carini, insomma, un po' alla Tiger, tutti oggettini che a me piacciono un sacco. Qua dentro abbiamo l'asse da stiro. Vabbè, per riscaldare l'aria per l'inverno e poi ci sono anche delle mattonelle che forse avrebbe dovuto mettere effettivamente da qualche parte, ancora non l'ha fatto. Qui ci sono le lampadine che io amo, cioè questo sistema di luci mi piace tantissimo. Altro specchio qui, un tavolinetto, diciamo che è anche qui molto carino. Qui ci sono tutte le info su Valencia, se avessimo bisogno di informazioni, insomma, cosa fare, anche cosa non fare, ci sono tutte le informazioni per Valencia, comunque cosa tipica di un B&B, cosa tipica di un hotel, cosa tipica di un appartamento per le vacanze. Andando più avanti, qui abbiamo l'armadio. Esatto, perché questo sarà l'unico armadio che vedrete, però alla fine tutto sommato, cioè, quando si va in vacanza per pochi giorni, l'armadione gigante in teoria non serve. Ventilatore che abbiamo scoperto esserci oggi, stamattina e stasera utilizzeremo senz'altro. Io qui ho appeso delle cose, insomma, abbiamo appoggiato le nostre cose e c'è questa cosa qua. Con quadretto dietro, cioè è piena zeppa di quadretti e oggettistica.
Proseguiamo la nostra gita, arriviamo nella zona soggiorno barra cucina, quindi riguardando da qua abbiamo l'ingresso. Ingresso, parete vuota, mezza porta, ingressino con tutte le cose e il nostro tipo guardaroba. Piantina, divanetto e tavolo con tutto il necessario per fare caffè e tè, quindi molto bello lo stile, mi piace tutto, comunque ha curato tutto nei dettagli, anche il, insomma, lì c'è la password del wifi che non funziona bene. Comunque, insomma, lampada, è un bel tavolino, è un bello spazio, dai, sistemato bene. E qui abbiamo la cucina con finestra che affaccia non si sa dove, perché appunto vi ho detto non c'è luce naturale in questo appartamento, quindi io ho abbassato la tendina e pazienza, queste le abbiamo prese noi ieri, pagate non so quanto, tanto. E qui ci sono tutti gli accessori, addirittura c'è quello per fare il pane, per cuocere il pane, abbiamo il bollitore, il microonde, la piastra per cuocere se abbiamo bisogno di qualcosa, ma noi non la utilizzeremo ovviamente. Lavandino, devo dire, è tutto molto pulito e organizzato, anche all'interno dei cassetti, comunque tutto molto pulito e organizzato, questo è un punto, devo dire, è un punto a suo favore. Appunto, un po' a sfavore, nel frigorifero c'è nemmeno due bottiglie d'acqua, non abbiamo trovato neanche l'acqua. In altri posti in cui siamo andati c'era sempre magari la bottiglia dell'acqua, ce la facevano trovare sempre. Arrivati accaldati con le valigie e tutto, trovare almeno una bottiglia d'acqua nel frigorifero sarebbe carino. E passiamo al pezzo forte di questa casa, la camera da letto, proprio dietro Diego, cioè proprio qui. Cioè qui c'è la cucina, qui c'è il letto. Questa è la zona della casa che mi piace meno, perché dalle foto era un po' fuorviante, giusto? Confermi anche tu, vero? Allora, intanto i muri, cioè, sono rovinati. Allora, io vi dico questo, sia il pavimento che i muri sono veramente tanto rovinati. Quindi, diciamo che sia i pavimenti che i muri danno un po' un'idea brutta. Cioè, a me è quello che proprio un pochino mi lascia un po' perplessa. Una cura maggiore al pavimento, cioè, voglio dire, sì, lei ha messo dei tappeti, però anche il muro, cioè una rinfrescata al muro, effettivamente, cioè, cade un po' a pezzi, anche cioè, cade un po' a pezzi, cioè stanotte è capace che ti cade un pezzo in bocca di muro, di come si dice? Di intonaco, cioè si stacca anche un po' di qua, un po' di là, sinceramente qui un po'. Poi mi piace l'idea comunque di mettere le lucine così, mi dà un po' un'idea, insomma, da teenager. Mi piace. Il letto non è scomodo, abbiamo dormito bene, però effettivamente in questo soffitto molto basso. E l'altra cosa che non mi piace assolutamente è questo specchio, intanto perché mi inquieta, cioè io ho una nuova ossessione sbloccata, che ci sia qualcuno al di là dello specchio che magari spia e fa cose strane. Cioè io capisco che lei l'abbia pensato, penso, per dare un'idea un po' più ampia della stanza, tipo per farla sembrare un po' più profonda, un po' più grande, ma soprattutto questo specchio in condizioni un po' così, cioè le condizioni dello specchio sono un po' così, cioè lasciano a desiderare, tutto qui smangiucchiato, è tutto opaco. Sì, è un po', è vintage e mi piace, come, cioè a me piace quest'idea, però effettivamente, cioè, dà un'idea un po' di trascuratezza che non mi fa impazzire. Quindi, però per il resto, lenzuola pulite, letto pulito, materasso pulito, sottoletto pulito, comodino, comodo, normale. Passiamo all'ultima stanza, il bagno. Che vi dico, è microscopico, ma a me piace, nel senso che alla fine è funzionale, giusto? Allora, semplicemente doccia, mini lavandino microscopico, che per Diego è un problema, gli abbiamo messo un asciugamano, qui c'è l'asciugamano della doccia, mini lavandino con specchio bello largo, cioè almeno lo specchio bello grande, e poi semplicemente qui, ovviamente non c'è il bidet, però vabbè, lì c'è un carrellino col phon dove io ho messo anche la mia piastra e poi il cestino della spazzatura, spazzolino, insomma, e WC, e questo è. Diciamo, la doccia è bella comoda, anche se a me non piace la tenda, però la doccia è bella comoda. Dov'è il getto?
c'è questo oggetto che mi piace tanto, insomma la doccia ci sta, la doccia è bella comoda, è anche pulita. Pro e contro, allora diciamo che noi eravamo consapevoli appunto che sarebbe stato un punto d'appoggio in cui ci saremmo dovuti adattare, è stata proprio una nostra scelta. Abbiamo detto non puntiamo tanto al lusso, all'affaccio panoramico, che qui comunque se si vuole rimanere centrali comunque si paga. Puntiamo diciamo di più alla posizione, in modo tale che siamo comodi per girare e quant'altro, e alla pulizia. E questo è rientrato tra le nostre opzioni. Non c'è la TV, ma c'era scritto, giusto? Non c'è la TV, non c'è nemmeno il condizionatore, però essendo venuti noi a settembre con un ventilatore alla fine si può fare, anche se del condizionatore noi non l'avevamo letto, cioè in realtà pensavamo ci fosse, quindi un po' questo ci ha deluso, però alla fine con un ventilatore ci sta, nel senso non è agosto, non fa quel caldo eccessivo, quindi abbiamo dormito tranquillamente stanotte. L'unica pecca appunto che vi dico è proprio la trascuratezza, cioè è quanto sono rovinati i soffitti, alcune parti dei muri, alcune parti del pavimento, quello un po' mi dà una sensazione, se fossero stati un po' più curati sarebbe andata anche bene, e anche appunto lo specchio smangiucchiato, cioè alcune cose un po' così, infatti quello sì, quello secondo me è un po' da segnalare eventualmente, però per il resto non ci ha fatto trovare acqua, niente, tipo semplicemente le capsule da caffè, però va bene, non avevamo la colazione inclusa, quindi ci sta, noi la andiamo a fare adesso, infatti, perché è mattina, ci siamo svegliati, ci siamo lavati, ci siamo cambiati, dobbiamo andare a fare urgentemente colazione. Fino ad oggi questo è l'alloggio più strano, fra virgolette, che noi abbiamo prenotato, però già oggi insomma stiamo prendendo confidenza quando poi ti adatti. E il nostro spirito di viaggio è un po' quello, insomma, adattarci e divertirci. Dai, poi tutto sommato, questo è l'appartamento che abbiamo prenotato per il nostro soggiorno a Valencia. Vi giuro, non mi dimenticherò mai questo portone di Vision Metal, troppo, è geniale, se ci pensate è geniale. E spero che questo video vi sia piaciuto, raccontateci le vostre esperienze giù nei commenti di alloggi strani che avete prenotato, se vi è mai successo di vedere sui siti in cui si prenotano gli alberghi delle foto un po' fuorvianti e poi arrivare e non ritrovarvi esattamente nel posto che avevate prenotato. Raccontateci qualche esperienza anche creepy, se volete, legata agli alberghi, ai B&B o agli appartamenti. Noi ce ne scappiamo a fare colazione, a viverci il nostro secondo giorno a Valencia, città stupenda, e ci vediamo in un prossimo video. Un abbraccio e buona giornata.